Cari amiche e cari amici di Pillole di Ben, ritrovati a questo nuovo appuntamento settimanale, ultima puntata del mese di giugno, puntata che come dire, faremo questa nostra chiacchierata, conversazione con una cara amica giornalista, Iole Perito. Iole, benvenuta e grazie finalmente per aver accettato e accolto il mio invito. Era solo una questione di tempi e di impegni, ma ci tenevo moltissimo, sì, ci tenevo moltissimo anch'io, quindi grazie a te, grazie alla tua televisione e bentrovati a tutti i telespettatori. E, oltre a essere giornalista, sei anche momentanea e portavoce del sindaco attuale. Momentanea, portavoce. Volevi dire momentanea ex. Momentanea, lo so cosa ex. Volevi dire. No, ah, sì. Oppure momentaneamente portavoce in pectore, non lo so. Comunque resto la sua addetta stampa. Questo perché sei una, non lo faccio per piaggeria o per chissà cos'altro, perché sei una persona precisa, certo, professionale nel tuo lavoro. Certo, e non ci prendiamo titoli che non abbiamo, soprattutto. Sì, siamo reduci da una campagna elettorale straordinaria, veramente entusiasmante, molto dura, faticosa, ma che insomma credo che resterà nella storia perché tra tante anomalie comunque è stata veramente un'esperienza eccezionale. Senti, a te Cosenza dal punto di vista professionale ha dato tanto, perché io ti ho conosciuto alla provincia cosentina che scrivevi del Cosenza Calcio, poi sei diventata addetta stampa del Cosenza Calcio per arrivare a fare l'addetta stampa, per il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Io penso che oltre ad aver fatto una lunghissima e faticosa e vera gavetta, ho un pochino, come dire, coperto tutte le branchie del giornalismo. Ovviamente una si immagina sempre da piccola, io mi immaginavo, sai, a condurre il TG1, la Rai era il mio principale obiettivo, perché ho deciso di fare questo mestiere quando proprio ho avuto capacità di intendere e di volere. Poi crescendo, insomma, avrei voluto fare la cronista per Repubblica, però sono naturalmente soddisfattissima e molto contenta del percorso che ho fatto. Non è da meno il ruolo che ricopri oggi, anche perché poi su Facebook una volta ho letto una tua frase, inviata di guerra. C'è tuttora. Ah. Io, ecco, era anche un'altra aspirazione per la gioia di mia mamma, perché io mi vedo proprio sempre comunque in trincea, in avanscoperta, ed è comunque ciò che faccio ogni giorno. Ci sono delle piccole guerre, delle piccole battaglie quotidiane, anche senza andare proprio sul fronte. E poi non è che una la guerra se la cerca, vorremmo tutti stare in pace, soprattutto in pace con noi stessi. È una ambiente che non ti consente molto di restare sereno, però insomma quando uno è sicuro dei fatti suoi, quando uno voglio dire di base ci deve essere il talento. Però tu oltre magari ad avere anche gli attributi c'è anche i titoli e la professionalità. Ti ringrazio. Oh, che sia ben chiaro, non sto facendo questa svelinata Iole per chissà quale motivo. No, scanso di equivoci. Ti conosco da troppo tempo, Dario, lo so. Scanso di equivoci. Lo so. Allora, addetta stampa del sindaco Chiuso, un sindaco visto per certi versi come un accentratore con un forte carisma. Come sei riuscita a conciliare questa cosa? Non c'è da conciliare, nel senso che siamo molto simili in questo. Sai quegli incontri quasi magici, fortunati, no? Quegli incontri della vita che ti portano in un determinato posto e ti fanno dire è giusto che io stia qui. 5 anni fa, nel 2011, vista la mia provenienza, insomma, anche non voglio dire ideologica, io non ho mai avuto tessere di partiti, le disdegno proprio le tessere di partito, le appartenenze, le etichette, però insomma venivo da un altro percorso e mi sono trovata professionalmente a incontrare Mario Occhiuto ed è stato, oggi posso dirlo professionalmente, proprio l'incontro più importante della mia carriera e della mia vita. La tua è stata una decisione, non dico sofferta, ma abbastanza. No, non fu sofferta, è purtroppo tutto quello che c'è attorno, tutte le convenzioni, i pregiudizi e anche chi ti mette dei paletti e ti pone degli ostacoli tra te e le tue scelte. Io invece nella mia vita ho deciso di affidarmi a ciò che sento, infatti oggi a distanza di 5 anni penso che unanimamente insomma tutti quanti abbiano riconosciuto che grande uomo è. Io non lo dico, come dicevi tu, per piaggeria, oppure si parla
parla tanto, no, dei famosi, della corte, dei cortigiani, dei lecchini, la gente deve capire anche che ci sono delle scelte che una persona fa proprio consapevolmente, non per interesse, non perché pensa a una sistemazione di lavoro, ma semplicemente perché lo sente. E io con Mario Occhiuto ho sempre sentito di essere nel giusto, perché umanamente per me è una persona formidabile, non ho motivo di non dirlo proprio, ecco. Anche cioè, perché oramai la campagna elettorale è finita, fare qualsiasi tipo di considerazione, se tu continui a essere la sua addetta stampa, in vector o meno, ex o quant'altro, vuol dire che... Soprattutto una persona a lui vicina, nel senso che dicevi accentratore, ma accentratore in senso positivo è un visionario. Per me è una persona che guarda oltre e tutto quello che immagina in base alle sue aspirazioni, in base ai suoi studi, in base alle sue competenze, alla sua professionalità, io so che lo realizzerà. Cioè ha un disegno per la città che non è in chiave personale, politica, ma in chiave collettiva, in chiave proprio di comunità. E questo te lo dico proprio da osservatrice e da giornalista, neanche da persona a lui vicina. Ha un forte carisma e una forte personalità e sono felice soprattutto per lui che a distanza di 5 anni, siccome insomma usciva nel 2011 come architetto, insomma il professionista prestato alla politica, fratello di, insomma ci ha messo pochissimo alla fine, quando si ha questo forte carisma, ad affermarsi in poi prima forse, persona. Forse come dire, ha un valore diverso questa seconda affermazione, perché come dire, sì, ha vinto lui da solo. Sì, 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 assolutamente. Ha vinto il bene, mi viene da dire, che era il suo slogan e non uno slogan tanto per. Ha vinto un preciso modo di vedere la vita anche, no? Di farcela nonostante gli sgambetti tentativi, i sotterfugi, queste cose carbonare che si fanno nelle stanze oscure. Ci abbiamo messo tutti la faccia perché sentivamo di farlo e perché proprio si parla tanto di nuovismo, di novità, di dare una svolta. Penso Senti, che Mario Occhiuto lo rappresenti tutto questo. Interrompo perché dobbiamo ritornare un attimino a te. In questi 5 anni ti sei fatta... Ma io volevo parlare del sindaco. avremo modo e tempo, no, ma in questi 5 anni ti sei fatta più amici o più nemici? Guarda, ecco, questa è una cosa... non lo so, non li conto, nel senso che io sono una persona fondamentalmente molto riservata, anche molto asociale, molto esigente e selettiva. Amici... E che riempie amici le nostre email di 1000 comunicati stampa al giorno. Sì, sono un po'... No. Sono un po' invasiva, mi stai dicendo. No, spero di essere puntuale con la comunicazione. Per il resto, guarda, ho imparato a non farmi condizionare l'umore da chi non ha assolutamente un peso nella mia vita, quindi i nemici che ci siano o che non ci siano si sentono nemici per i fatti loro, ma io proprio non li considero, non ho battaglie, rivalse, rancori, vendette, semplicemente ho imparato a fare una scrematura perché do troppa importanza al mio tempo e al mio tempo gli do il valore che dico io e non quello che vorrebbero gli dessi da parte degli altri, insomma. Gli amici. E la stampa? Nei tuoi confronti in questi 5 anni come... La stampa. La stampa con la S maiuscola, la stampa ufficiale. La stampa dici? Ufficiale, sì, sì. La stampa ufficiale. Perché altra non ne riconosco. Io ho un rapporto bellissimo. Sì, no, quello ufficiale. Io ho un rapporto bellissimo con i miei colleghi, almeno spero, comunque sia sempre di rispetto, di stima reciproca. Allora, io sono un tramite, un mezzo. Anzi, mi avete visto adesso in questa campagna elettorale, come dicevo, anomala e straordinaria, un po' più sul palcoscenico. Però io tendo sempre a stare 10 passi indietro al sindaco, io devo stare dietro le quinte e devo fare in modo che il suo messaggio passi tra le stanze del comune e l'esterno. Perché poi e questo è il ruolo è il mio compito. Vero dell'addetto stampa. Non c'è altro. Per cui ovviamente è un compito di diplomazia, di legami, di contatti continui e non ho motivo di frapporre delle, come dire, delle rotture, anzi io vengo pagata proprio per divulgare al meglio il messaggio del sindaco e costruire. Non ti c'è sei altro. Trovata qualche volta a dover mediare in qualche situazione? A voglia, a voglia, sì? Voglia. Beh, con il sindaco, con Mario Occhiuto abbiamo fatto un lavoro lungo e di cui sono soddisfatta, soprattutto per quanto riguarda proprio lui, no? La sua evoluzione con la comunicazione, perché giustamente
Praticamente nel 2011 era un professionista, un architetto bravissimo, con delle esperienze all'estero, conosciutissimo. Poco avvezzo alla politica. E sì. A tutto quello che e adesso io certe volte gli dico non ha neanche più bisogno di me, cioè è bravissimo, è avanti. Vabbè, non lo ripetere perché sennò poi... No, io sono obiettiva, io sono sempre, come dire, precaria nelle ossa, è sempre lì a rimettermi in discussione. No, è bravissimo, anche proprio avanti sui social, lui mi agevola tantissimo il compito. Ecco, a proposito di social, è stato uno dei primi, se non il primo, sì, a utilizzare come mezzo, sì, di comunicazione i social. Sì, gli viene riconosciuto. Tanti mi chiedevano, ma di la verità, sei tu che poi rispondi, ecco, a me? No, lo posso dire categoricamente. Mi hai anticipato. Non ho assolutamente modo e non lo voglio neanche di accedere ai suoi profili Facebook, fa tutto da solo ed è, come dicevo, bravissimo in questo. Senti, a distanza di qualche mese con te vorrei parlare di quelle famose 17 firme che hanno poi fatto cadere la giunta Occhiuto, lui, come l'hai vissuto quel momento a distanza di 4 mesi e alla luce anche di questa vittoria schiacciante. Allora, che cosa è successo? Perché sappiamo benissimo com'è nata, come sì, poi si è concretizzata, tra messaggini e quant'altro. Noi, ti sembrerà strano Dario, ma veramente è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che io quella settimana famosa me la ricordo come una settimana di lavoro intenso, impegnativo, come sempre. Siamo arrivati al venerdì che mi dicono, insomma, io era una sera, ero ancora lì al comune, poi ho raggiunto il sindaco alla provincia, mi dicono ma c'è qualche problema, forse il comune cade, ma è stata veramente una notizia così all'improvviso che non mi sembrava vero. E poi il sabato, proprio nel giro di 24 ore, la nostra vita, non solo proprio quella personale di ognuno di noi, ma anche quella personale, perché cambiano i ritmi, cambiano le abitudini, ti devi insomma reinventare, devi ricominciare tutto. In ogni caso quella proprio della città è cambiata e l'ho vissuta male. Io ti devo interrompere, l'hai vissuta male, ti devo interrompere un attimino, è perché già passata dobbiamo... una mezz'ora? No, è già passata, no, 15 minuti, dobbiamo cedere la linea alla regia. Vabbè, per qualche consiglio. Andiamo in pubblicità, fra poco. Radio Sportiva. Raccontiamo emozioni. Per la tua pubblicità su Radio Sportiva in Calabria, Network Pubblicità SRL 377 32 20 554. Segreteria @networkpubblicita.it. I cani hanno delle esigenze specifiche legate ad età, taglia e razza. La gamma Dog Performance è una linea super premium di alta qualità prodotta in Italia, nata per soddisfare le esigenze dei vostri amici a quattro zampe. Dog Performance è crocchette, patè, snack e in più ci prendiamo cura di loro naturalmente con le nuovissime ed efficienti linee di integratori fitoterapici. Loro ti danno sempre il massimo, dagli il massimo. Dog Performance e Cat Performance per una vita sana e attiva. Dog Performance è anche opportunità di lavoro. Contattaci e scopri come aprire uno spaccio aziendale sul tuo territorio. Distributore per la Calabria, Giovanni Capogreco, 339-2609-990. Ristorante Pizzeria Bar Crystal, il posto ideale per vivere la tua esperienza culinaria tra cielo e mare. Ti stupiremo con i nostri fantastici aperipranzo e apericena e ti delizieremo con la nostra cucina mediterranea e una fantastica pizza cotta al forno a legna. Siamo dotati anche di sala, parco giochi per i più piccini. Ci trovi a Paola in via Lungomare San Francesco 70, telefono 328 61 39 873. Ristorante Pizzeria Bar Crystal, la buona cucina a due passi dal mare. Dal 27 al 31 luglio, NDF, Festival dell'Arte Pirotecnica, lo spettacolo che illumina il cielo di Belvedere Marittimo. Planetario, mapping architetturale e ancora stand, artisti di strada, live e street band coloreranno tutta l'area del lungomare e lo splendido golfo del Tirone. Partner ufficiale dell'evento, Network Pubblicità. Ricorda, a Belvedere Marittimo dal 27 al 31 luglio, NDF 16, ancora brucia. www.notedifuoco.it.
è una tra le stazioni termali più moderne ed efficienti d'Italia, ricca di strutture per il termalismo ed il tempo libero, con due stabilimenti di cura, lo splendido parco termale Acquaviva, il centro benessere, gli alberghi, l'animazione, la palestra e inoltre un efficiente centro per cure di fisioterapia e riabilitazione. Naturalmente, stiamo parlando delle Terme Luigiane. Terme Luigiane, emozioni di benessere. EF Cosmesi di Elisabetta Ferrara, la nuova linea di cosmetici naturali ricchi di sostanze benefiche, create utilizzando l'acqua pura delle sorgenti termali, piante e frutti della terra calabrese e della propria azienda agricola a coltivazione biologica. Vai sul sito www.elisabettaferrara.it e scopri la linea di cosmetici 100% naturali. EF Cosmesi di Elisabetta Ferrara, la bellezza della natura sul vostro corpo. Siamo ritornati in studio dopo questa pausa pubblicitaria con Iole Perito, giornalista, momentaneamente ex portavoce del sindaco di Cosenza. Ma lo devi proprio sottolineare, dai, che adesso arrivano i curriculum. Stavamo parlando di quel famoso 17 febbraio. Le 17 sono le firme che hanno 17 firmato. Firme. Era il firme, 6 febbraio. 6 febbraio che poi hanno determinato... la caduta anticipata del sindaco Chiuto. Sì, vabbè, ovviamente alla luce di quello che è successo, alla luce di oggi, era un chiaro tentativo di bloccare un sindaco amatissimo, molto popolare e soprattutto con consensi derivanti proprio dalle opere realizzate sotto gli occhi di tutti. Poi nei mesi a seguire ci sarebbe stato una serie probabilmente di inaugurazioni, tipo Piazza Bilotti, non possiamo sapere, insomma, se sarebbero stati terminati i lavori. Se non ci fosse stata la gestione commissariale, sarebbe andato avanti il ponte di Calatrava, tutta una serie di cose che si era tentato di bloccare. Secondo loro, secondo quel disegno infausto, per cercare di mettere ai margini e nell'ombra un sindaco che invece in quel modo ha proprio riscosso il triplo, no, della popolarità, dell'affetto, perché la gente poi si identifica nelle ingiustizie, si vede proprio partecipe a volerle combattere, e questo è stato. La cosa che mi ha molto 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 fatto amareggiare e anche arrabbiare, poi è stata quella rabbia positiva che ha fatto bene sia a me che al sindaco poi nel lavoro successivo, è stato il fatto di non tenere conto assolutamente in queste stanze oscure dei bottoni del lavoro degli altri, del rispetto, perché noi abbiamo lavorato tantissimo, noi siamo persone che lavorano, e quindi vedere bloccato il nostro lavoro all'improvviso come qualcuno che viene e ti tronca le gambe è stato veramente misero, miserabile. E Cosentini poi lo hanno capito e lo hanno premiato, sì, in modo chiaro e netto. Comunque vedo che hai imparato pure tu un po' a parlare il politichese. Davvero? Non lo so se no, è un politichese, complimento. No, non lo so. Perché? Non è che magari io le perito di qui a qualche anno, no, la vediamo candidata da qualche parte. Non ci penso proprio. Adesso poi riprenderete questa registrazione. Perché? No, proprio così. Appunto perché ti conosco da tanto tempo. Ecco, sentirti parlare di politica... Ma guarda, tutti facciamo politica fondamentalmente. Chiunque si mette in gioco, chiunque ci mette la faccia, dicevo prima, stare in trincea, no? Io sono l'altro giorno anche Sabrina Ferilli ha fatto un intervento politico che poi ha avuto tantissima risonanza. Cioè non ci sono delle distinzioni, non ci sono dei limiti. Siamo tutti cittadini che si interessano della propria realtà. Io fondamentalmente detesto gli ignavi, detesto gli indifferenti, detesto quelli che non prendono mai una posizione. Per cui anche mentre faccio il mio lavoro, probabilmente sto facendo politica, perché prendo una posizione, do un indirizzo, insomma, su quello che vorrei fossero delle scelte, mi pare ovvio. Però no, la mia vita è scrivere, cioè io non posso non pensare a me che non scrivo, al di là poi della comunicazione istituzionale nella quale sono cresciuta tantissimo rispetto a 5 anni fa, mi sento molto più evoluta, molto più specializzata se vogliamo, però poi mi ritaglio i miei spazi, ritorno a fare le mie recensioni di teatro, di cinema, di musica, perché è quello che mi dà questo. Ti devo chiedere respiro. Scusa perché ti ho bidonato, ma per motivi di salute.
Tranquillo. Senti, nei primi 5 anni ti ho chiuso. Il momento, uno dei momenti più belli, più significativi, non solo per te ma anche per la città di Cosenza. Ma in termini di tempistiche proprio cronologici, io dico l'ultimo. Guarda, perché? Io e il sindaco scriveremo un libro certamente su tutti i 5 anni. Lui me l'aveva già chiesto prima di fare qualcosa, di scrivere un testo sull'esperienza amministrativa che lo riguarda dal 2011 al 2016. Però penso che il primo capitolo, quello fondamentale e centrale, riguardi questi 4 mesi questa di campagna elettorale. Una volta in una conferenza stampa, dove l'ho appreso anch'io, disse proprio: chiederò alla mia portavoce di scrivere un libro. Perché certe cose che arrivano a rompere degli schemi, no? A spazzare via l'ovvio, a sparigliare le carte, vanno raccontate, soprattutto quando ci sono di mezzo proprio le emozioni, le passioni forti, e ancora meglio in questo caso, che tutta questa passione ha riguardato un'intera città, tutta la partecipazione dei giovani, ma anche degli over 60, 70. Io ho visto nelle piazze delle signore scatenatissime. A proposito, hai parlato di giovani. Ecco, una cosa che ho notato anche in campagna elettorale è che molti giovani lo hanno seguito nelle sue manifestazioni. Un cambiamento di rotta, perché voglio dire, far riavvicinare... Sì. Un giovane, i giovani alla politica, specie in questo momento, è davvero un'impresa. Ci sono quelli che decidono e credono, no? Di decidere le sorti di una città in una stanza da un notaio, e tutto il resto della città sta fuori. E poi ci sono quelli che stanno in mezzo alla strada, che raccolgono persone, semplicemente mostrandosi per quello che sono, parlando, confrontandosi, raccontandosi, esprimendo insomma il disegno che hanno di questa città. Dimmi tu, i giovani che sono insomma pieni di speranza, di entusiasmo, si devono svegliare un po' di più, sì, si devono svegliare sui giovani, guarda, perché un po'... Allora, ai giovani tu devi regalare una chance, una speranza. Io quando parlo con questi ragazzi, tra l'altro ne ho conosciuti moltissimi, proprio 18enni, 19enni, alle prese proprio con l'esame di maturità, fan sfegatati di Mario Occhiuto. Alcuni di essi si sono pure candidati. Sì, sì, molti, molti ventenni. Questo è perché tu gli devi dare la speranza di potercela fare, qualsiasi siano le loro aspirazioni. Io stessa, ti ripeto, mi sento un po' una cenerentola in questo. Provenivo da tutto un altro ambiente di frequentazioni anche professionali, e va detto, lo dico proprio con orgoglio e con grandissima vanità e con gratitudine verso Mario Occhiuto, ho portato un curriculum all'allora architetto Mario Occhiuto a Palazzo Salfi, sede del suo studio, lo ha valutato, mi ha fatto un contratto sindacale, giornalistico, di 1 mese e mezzo per la campagna elettorale del 2011, è stato eletto. Ci siamo fatti gli auguri, l'ho ringraziato, ci siamo salutati, dopo 20 giorni mi ha chiamato chiedendomi se volessi fare la sua portavoce. E diciamolo, questo perché è giusto comunque, per chiarire. Ma è proprio al di là di chiarire, poi la gente può pensare quello che vuole, questa è la pura verità. Lo sanno i diretti interessati e non soltanto, però è proprio, io lo dico, lo anche racconto, chi non pensa in malafede, dai. Lo racconto perché, e non solo nei miei confronti, Mario Occhiuto c'ha questa apertura verso le competenze, verso la meritocrazia. In questi 5 anni di prima consiliatura sua hanno lavorato con lui persone provenienti anche proprio che ne so, dall'estrema sinistra, dal mondo della militanza insomma estremista, ma perché magari portavano dei progetti, portavano delle idee e un bagaglio di competenze non indifferente. Allora il visionario è anche questo, capire lì dove può andare a coltivare proprio dei talenti. E qualche cosa che non è riuscita a realizzare, che gli è rimasto, che magari avrà modo di farlo in questi secondi 5 anni? Allora, ti sto spremendo ben bene. Sì, mi puoi spremere, nel senso, no, io sorrido perché poi mi dicono parli come lui, però stare accanto a una persona a 5 anni, no, io mi ricordo all'inizio che ero terrorizzata perché comunque dovevamo prendere le misure nel 2011 e dovevo capire determinate cose, poi io sono una che anche nell'improvvisazione studia, si prepara, adesso ci capiamo al volo. Nelle ultime giornate di campagna elettorale, quando il sindaco era stanchissimo, dicevo tra poco vado io a sostituire
dirti, perché comunque i suoi argomenti li so. No, lui ti direbbe essenzialmente che 5 anni sono troppo pochi per stravolgere una città. Perché pensa alla vita di un uomo, no? La vita di una città è regolata proprio dalla vita degli uomini. È una vita di un uomo, quante vite tu potresti e potrai ancora vivere? Tantissime. 5 anni, insomma, si mettono dei paletti, ma penso che lui già abbia dimostrato di poter fare le cose straordinarie. Se parli, insomma, con lui, ma da modo di farlo capire, di esprimerlo continuamente, lui ha intenzione, insomma, di fare grandi cose, e sono certa che le farà. Tu mi hai detto come sei riuscita a diventare addetta stampa del sindaco nel primo mandato. Con un curriculum. Nei primi tempi di collaborazione, come dire, siete entrati subito in empatia? C'è stata oppure... Sicuramente sì, perché quando due persone si trovano anche proprio sul piano dei valori e dell'affinità caratteriale, poi problemi non ce ne sono. Certo, bisognava prendere... Questa domanda te la faccio perché so che tu, torno a ripetere, sei una precisina. Sì, ma anche in questo ci siamo trovati. Poi tutto sta a dover dire le cose con chiarezza. Io sul lavoro non transigo, posso anche evitare di dire delle cose nel privato, nella mia vita privata, ma sul lavoro sono proprio, mi dicono signorina Rottermeier. Mi ricordo, ecco perché ho voluto fare questo passaggio, mi ricordo quell'esperienza. Però poi questa domanda falla a lui, non so che risponderti. Io penso che l'intesa ci sia, io sono... Gliela farò anche se lui, quando l'ho avuto ospite qui, per averlo ci ho dovuto lavorare un pochino, perché lui... come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, preferisce comunicare tantissimo attraverso i social. Sì, ma è anche una questione pure di impegni, di praticità, credo. Senti, un'analisi del voto in questa nostra chiacchierata ce la siamo fatti, per cui Occhiuto è stato rieletto per quello che ha fatto, per quello che ha subito, tra virgolette, eccetera, eccetera, eccetera. Il tuo ruolo, ti sei fatta prendere tantissimo al tuo ruolo di addetta stampa, tant'è che al Cinema Citrigno sei salita sul palco anche con lui. Allora, no, perché questo non te l'aspettavi, no, e tutto è nato in maniera naturale, molto poco programmata, in maniera proprio istantanea, nel senso che poi le cose vanno come devono andare, no? Nel 2011 ero molto più dietro le quinte, perché comunque c'era una coalizione, comunque non mi conoscevano, ti ripeto, venivo da altri ambienti, c'era molta come dire, precauzione, diciamo così, diffidenza, non da parte sua, da tutto un cerchio. Di chi gli stava intorno. Ed è inutile nasconderlo. Adesso comunque... Te lo dico perché, scusami, è un particolare che non mi è passato almeno a me inosservato, quello del Citrigno. C'era tutta la storia del Debbio che veniva a presentare Lucio Presta, quindi comunque un giornalista esterno, eccetera, ma anche quelle sono scelte, legittime, assolutamente legittime. Quindi bisognava in qualche modo dare un'immagine diversa in loco. Hanno detto, insomma, di valorizzare le professionalità locali, mi pare brutto a dirlo da sola. E poi è andata benissimo, è stato proprio l'avvio, senza dirci niente, ti ripeto, è diventato quasi un format, io e lui sul palco, ma anche proprio senza programmarlo prima. È stato l'avvio di una campagna elettorale molto aspra, sì. Per certi versi secondo me anche un po' cattiva. Non per certi versi. Molto cattiva, e vedo che insistono ancora a urne chiuse, a vittoria fatta, vedo che, insomma, c'è qualcuno che insiste in questa linea, che nonostante non abbia pagato e non li abbia ripagati, comunque non lo so, sarà masochismo, non lo so. A un certo punto bisogna anche dire basta e dire avete vinto, aveva ragione e ha ragione Mario Occhiuto, no? Rispetto al consenso delle urne. L'importante, Dario, anche sul piano, se parliamo proprio della comunicazione, ma di questo avevo già dato, come dire, sentore nel 2011, quando avevo proprio consigliato, e lui da persona
insomma, ti ripeto, c'erano molte affinità, aveva accettato di non farsi provocare, di non accettare provocazioni. La campagna elettorale deve essere in una direzione univoca, a parlare con la gente, non ci si può far prendere dalla giacca, far tirare dai gomiti sul terreno, su territori che decidono gli altri, lo devi decidere tu. Come nelle nostre vite, quando qualcuno cerca di tirarti giù nel fango, no? Nelle pozzanghere, sta a te decidere di continuare a volare alto, e così è stato in questa fase. Senti, qualche consiglio al futuro addetto stampa del sindaco di Cosenza? Io devo dare un consiglio al futuro addetto stampa? ma perché mi fai questa domanda adesso? Ne ho un'altra di chi serve, però secondo me ti conviene rispondere a questa. Sì, rispondo. consigli. Anche perché poi quella di riserva te la farò comunque. Sono molto in imbarazzo, in questo momento mi hai tolto le parole. Che ti devo dire? Vabbè, allora passiamo all'altra. Sì, passa all'altra. Vabbè, passiamo all'altra. Fra 5 anni io le perito. La vedremo a Germaneto? Aiuto, ma perché? Ecco. cosa c'è a Germaneto? Non lo so. La città della regione. Ah, sì. Non lo so, magari io le perito tra 5 anni va a pescare salmoni in Norvegia, oppure va in una scuola di musica a Milano a imparare a suonare il sassofono, non lo so. Io porto rispetto per le scelte altrui, seguo sempre con coerenza le battaglie che inizio e quindi comunque il mio sindaco io non lo abbandono. Questo ti basta come... Mi basta come, sempre in base alle sue decisioni. Perfetto, no. D'accordo. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata. Sono io stata abbastanza logorroica. Sì, tu dicevi mezz'ora. No, è troppo poco. È stata una chiacchierata interessante, friccicarella, frizzante. Eccola qua. La definirei così. Io ti ringrazio per essere stata qui. Comunque volevo farti anche a te i complimenti, nel senso... a me piacciono molto le persone che stanno sul pezzo, le persone sveglie, no? Le persone che, come ti dicevo, si preparano anche nell'improvvisazione. E questo non l'abbiamo preparato, eh? No, non abbiamo preparato niente fondamentalmente, ma volevo arrivare a un punto velocemente perché vedo il tuo regista che ha paura della mia logorrea. No, ieri hai voluto incontrarmi nonostante te ci conosciamo da tantissimi anni e questo è segno proprio di voler anche di rispettare le persone, di volersi preparare anche semplicemente così come approccio di fiuto. L'ho molto apprezzato, ti ringrazio e ti chiedo scusa se ti ho fatto aspettare 7 mesi prima di questa intervista. Grazie a te e naturalmente grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Arrivederci e alla prossima puntata naturalmente. Grazie.